coach Giuseppe D'Elia, con amarezza anche con lui. Dobbiamo guardare purtroppo il tabellino, i dati statistici, ma dal campo non si può tranquillamente ai ragazzi addebitare alcunché, in quanto hanno dato tutto e tanto. Troppi errori, però forse ingenuamente, errori, palle regalate e poi inizialmente alcune palle da sotto canestro non realizzate hanno determinato forse questa sconfitta cocente per come si è verificata, coach. Sì, guarda, potendo ritornare indietro, forse penso che tutti gli errori che sono stati commessi dai ragazzi, come hai detto tu, errori da sotto, errori di passaggi semplici, percentuali al tiro da tre punti abbastanza gravose, forse sono anche un po' frutto dell'emotività che io gli ho trasmesso prima della partita e durante la settimana. Penso che magari, ecco, sono ragazzi che non sono abituati a reggere delle pressioni che magari è giusto che imparino a gestire e imparino a reggere, perché se sei prima in classifica e arriva Prato, che all'inizio dell'anno tutti davano come una delle ammazza campionato, secondo me è normale vivere, giocare la partita, godersi la partita con un po' di pressione. E forse, ecco, molti dei nostri ragazzi in realtà non sono abituati. Detto questo, le percentuali, le statistiche lasciano un po' il tempo che trovano. È vero che loro sono una squadra costruita per vincere, hanno ragazzi parametrati, hanno ragazzi in prestito e noi penso che dobbiamo essere contenti perché finora abbiamo fatto 12 punti, abbiamo giocato delle grandissime partite come appunto domenica scorsa a Fucecchio, che non deve passare inosservata, perché Fucecchio è una squadra, anche se la classifica non lo dice, ma è una squadra veramente difficile da affrontare e da battere, e noi l'abbiamo battuta nel loro campo. Perdere questa partita con Prato di due punti in casa, sì, un po' di rammarico è normale che ci sia, però non va ad intaccare il nostro percorso che finora ci ha dato molte soddisfazioni.